No, è che mi devo ancora riprendere dalla partita precedente. Vabbè, sigla. Signore e signori, benvenuti in questo nuovo appuntamento. Io sono Pisa, oggi sono ancora qui con FIFA 18 nella modalità mondiali. Continuiamo la nostra cavalcata verso la conquista della Coppa del Mondo. La volta scorsa mi sono dimenticato di illustrarvi il girone difficilissimo e molto intenso in cui sono capitato. Infatti abbiamo la Costa Rica, la Svizzera, che abbiamo affrontato la volta scorsa, e la Serbia. Quindi è difficilissimo, proprio difficile. Vabbè, sulla carta dovrebbe essere semplice. Speriamo bene. Abbiamo rischiato con la Svizzera, che siamo andati sotto 2-0 al primo tempo. Quindi speriamo bene. Prossima partita contro il Costa Rica. Iniziamo subito. Momento dell'inno, se è importante. Momento dell'inno. Grazie, 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 dai, andiamo a prenderci questa vittoria. Su, veloce, che c'ho il calcetto stasera, se no poi salta tutto. Tutto pronto, si comincia anche questa seconda giornata, seconda partita del nostro girone. Formazione dovrebbe essere uguale a quella della volta scorsa. Non l'ho controllata, mi sono dimenticato, però teoricamente. Paulinho, Augusto, Paulinho, allarga per Marcelo, sulla sinistra, Marcelo, rientra, cross in mezzo di Marcelo, per Neymar, che non la prende, Paulinho, intercetta il difensore, Paulinho, Paulinho, se la fa fregare, bravissimo, attenzione, Coutinho, sbuca da dietro, ruba palla, Danilo, Danilo sulla destra, non sa cosa fare, torna indietro, cerca e trova Casemiro, l'uomo che ha tirato una fucilata da fuori, attenzione, bello 1-2, Coutinho, Coutinho, la mette in mezzo Coutinho, bellissimo il cross, però è invitante, Augusto, appoggia per Casemiro, Casemiro, attenzione, Paulinho da fuori, Paulinho, incredibile, Keylor Navas, cosa salva, e qui abbiamo davanti un portierone, sarà difficile penetrarlo, cioè nel senso mettergli la palla, no, no, cioè infilare la palla in rete, in quel senso, Paulinho, vabbè, bando alle ciance e ciancio alle mamme, Casemiro, riprova da fuori, Keylor Navas la prende, Neymar, Neymar, numero di Neymar, Neymar, entra in area, non sa cosa fare, Neymar perde palla, bravissimo. Dai, Gabriel Jesus, che cosa mi fai queste cose? Jesus, vai Jesus, fammi un miracolo. Coutinho, lo aspetto sempre. Coutinho, Paulinho, l'appoggia ancora per Coutinho, però la perde. Attenzione, Gabriel Jesus. Gabriel Jesus, si infila qui Gabriel Jesus. La prova a giro Gabriel Jesus, che rischio. Deviazione rischiosa qui da parte del difensore del Costa Rica. Brutto questo cross. Di testa Gabriel Jesus, inventa una ciofeca proprio bruttissima. Recupera palla, Marcelo. Paulinho, Paulinho, attenzione, non va. Bello Neymar, no, cos'è sta cosa? A vuoto qui, non so chi era. Paulinho, Neymar, Neymar sbaglia l'appoggio. Recupera palla a Costa Rica, cerca di uscire dalla propria area di rigore. Lo fa con un lancio lungo, se lo intercetta. Bravissimo Marcelo, Marcelo mi piace un casino. A parte l'autogol che ha fatto contro la Svizzera. Ancora con sta Svizzera, oh, mamma mia. Vabbè, andiamo avanti. Neymar, Neymar, attenzione, Gabriel Jesus, prova il tiro che non la sblocca. Anzi, para, Danilo, Paulinho, Paulinho per Gabriel Jesus, per Neymar che fa partire il tiro, Keylor Navas lo prende. Marcelo, palla ancora lui sulla sinistra. Marcelo, per Gabriel, Jesus, che da fuori, la prova, deviazione, non va ancora. Assedio da parte del Brasile qui nei primi 30 minuti. Fischio, sono già passati 30 minuti. Gabriel Jesus, Gabriel Jesus, per Neymar inventa qualcosa, ci stava. Managgia, anche il rigore poteva andare, non era male. Un bel rigorino adesso. Neymar, numero. Qui parte Neymar, viene fermato, non va bene. Bravo Danilo. Per Neymar, Neymar, Gabriel Jesus. Oh, vai avanti, vai avanti. Nessuno che si smarca qui, non va bene. Con la Svizzera a quest'ora era successo di tutto. Ma col Costa Rica 0-0 dopo 35 minuti. E che è sta storia? Madonna che casino che c'è. Neymar a vuoto qui, Gamboa. Gamboa con la Gamboa a vuoto, attenzione. Bravo Marcelo con un calcio, si libera del giocatore, però effettivamente fa fallo. Attenzione qui, 40esimo sulla destra, cross da parte del Costa Rica, Borges, attenzione. Che sta lì, non può parare comodamente. Miranda, sulla sinistra, prolunga per Gabriel Jesus. Jesus, Neymar che appoggia Augusto. Augusto, ancora Neymar, bello lo scambio qui. Neymar, ancora per Paulinho. Paulinho, Paulinho sulla destra, Paulinho, bello qui per Coutinho, si rompe Coutinho, aia si è rotto Coutinho, vediamo bene, Toto Coutinho si è rotto, Gabriel, Gabriel Jesus, ancora lui, Gabriel Jesus, il tiro di Gabriel Jesus, incredibile, e andiamo, Gabriel Jesus, eccolo qui il miracolo, 1-0 per il Brasile. Può notare come Renato Augusto si sposta all'ultimo
per permettere alla palla di entrare in rete. 1-0 Brasile. E finalmente dopo 44 minuti, eccolo qua il primo gol. Gabriel Jesus per Paulinho. Paulinho, Paulinho da fuori, prova la magia, non va. Miranda la tocca soltanto. Ureña appoggia per Campbell sulla destra, che lascia a sua volta per Gamboa, che riscambia con Campbell, non mi ricordo più, Casemiro, riparte Casemiro. No! No! Ma non puoi finire il primo tempo così, dai! Vabbè, va bene così, va bene così. Solo perché stiamo vincendo, va bene così. Nostra questa, bravo Coutinho. Danilo riparte con calma il Brasile. Casemiro, attenzione, qui perde palla, mannaggia Casemiro. Ah, ah, Ivi. Meno male, era fuori gioco. Augusto scambia con Gabriel Jesus. Gabriel Jesus, Paulinho, Gabriel Jesus. La rimette in mezzo, non c'è nessuno, spazza via Gonzalez. Marcelo, Neymar, Neymar. Bello qui dentro per... Augusto, che prova a metterle in mezzo per Coutinho. Cosa ha fatto? Che Navas cosa ha fatto? Non ci credo. Fuori nostra, bravo. Vai Coutinho, guardalo lì Paulinho. Bravo, ok. Danilo, fuori per Casemiro. Che cosa fa Casemiro? Non lo so, lo sa solo lui. Augusto, bello per Gabriel Jesus. Eccolo la doppietta. Stavo dicendo rigore. Rigore, rigore. Ecco perché ha tirato male, perché l'ha steccato. E andiamo con rigore rosso. Incredibile, attenzione. Addirittura rosso. Che gambo a momenti spezza la gambo. Vabbè, fa niente. Mamma mia che entrataccia, mamma mia. La partita si mette di bene in meglio. Anzi, se Neymar segna sto rigore. Neymar, Neymar, attenzione. Neymar, destra, sinistra, destra, anzi centrale. Vabbè, va bene comunque, va bene comunque. Neymar la mette lì, incredibile. Neymar, 2-0 Brasile. Si fa tutto più facile qui per i brasiliani, che con questa vittoria potrebbero andare, anzi avrebbero già piede. Attenzione Marcelo qui, aia, forse parte il cartellino. Invece no, stavo dicendo, con questa vittoria Brasile avrebbe già un piede nella qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Gabriel Jesus prolunga per Casemiro. Casemiro, bello sulla fascia per Neymar. Neymar, Neymar, Neymar con lui, prova la doppietta. Neymar viene fermato all'ultimo qui. Cosa si è mangiato Neymar? Potevo fargli una finta, però vabbè. Bello quelli di destra, Jesus! Ha cercato la doppietta e c'era quasi riuscito. Paulinho, Augusto, Paulinho, Jesus, Paulinho, qua non si capisce più niente. Alla fine la difesa del Costa Rica spazza. No, Casemiro, cosa mi fai? Oh, hai fatto una partita della Madonna. Anzi, hai giocato bene la prima partita e poi basta, eh. Bravo, qui il recupero. Coutinho per Paulinho. Coutinho per Paulinho. Che allarga per Gabriel Jesus. Gabriel Jesus la mette per Neymar, che non ci arriva. Bello qui Casemiro. Ci riprova come contro la Svizzera ancora, ma non ce la fa. Madonna che casino, la palla rimane lì. Con calma qui, non c'è bisogno di andare di fretta, perché è andato sul 2-0 al 70esimo minuto. Casemiro, a giro Casemiro. Mamma mia, cosa si è inventato Casemiro di colpo così. Facciamo qualche cambio, magari Neymar lo mettiamo in panchina così si riposa un pochino. William lo teniamo per la prossima partita. Ah, è vero, non c'è la stessa formazione dell'altra volta. Quindi Fernandinho al posto di Augusto, che non mi piace. Thiagone Silva. Beh no, riposa, riposa, è meglio. Buona, basta così. Ah, poi per rendere tutto più realistico ho tolto i radar e i nomi in basso a sinistra e in basso a destra. E le manine qui, mettiamocele in tasca la prossima volta, eh. Non va bene così, mica stiamo giocando a basket. No, no, Gabriel Jesus. Sì, Danilo, Casemiro. No, cos'è sta cosa? Miranda, Paulinho, Fernandinho, no, c'era lì coso che stava partendo, Marcelo, Fernandinho, Marcelo, Marcelo, entra in area, Marcelo, bello qui il taglio in mezzo, ma la difesa del Costa Rica anticipa tutti. Casemiro c'ha piede caldo, ci prova da casa sua, non va. Bravo Marquinhos a fermare tutto, perde quasi palla, ma va bene così. Gabriel Jesus, sempre lui. Paulinho, non sa cosa fare, si affida a Casemiro, bello il tacco per Tyson. Tyson che entra in area, Tyson, rigore, rigore, no! Era rigore, era più rigore questo che quello di prima. Dai, ma per favore, anche questi sono dei ladri. Paulinho, bello, qui per Casemiro, che trova il 3-0. E andiamo! E andiamo così, Casemiro. C'ha il piede caldo, Casemiro, è caldissimo. Gol la prima partita, gol la seconda. Incredibile. Che giocatore. Bellissimo qui l'assist di Paulinho. Difesa del Costa Rica perforata malamente, proprio ha lasciato un bucone. E ipotechiamo anche questa vittoria
al minuto 86 Casemiro la messa 3-0 Brasile. Fernandinho prova per Gabriel Jesus per Fernandinho, che la rimette in mezzo in qualche modo. Attenzione, cos'è? Fallo? Punizione. Me ne ero anche accorto, punizione. Va benissimo, da lì che ci prova Coutinho, mi raccomando. Coutinho! Un pelo meno sarebbe entrato in rete. Va bene così. Tanto stiamo vincendo 3-0, non c'è bisogno di strafare. Minchia, Marcelo, ammazzalo, povero. Paulinho, che è sta cosa? Oh, attenzione! Rischio qui! Cosa stavano rischiando qui del Costa Rica? No, cos'è sta cosa? È tua. Bravo Danilo. E finisce qui anche la seconda partita del girone. Abbiamo vinto anche con Costa Rica. 6 punti totali nel girone. Mizia, il Costa Rica ha fatto solo un tiro in porta. Porca vacca. Ecco qui il nostro girone col Brasile in prima posizione. Lo segue il Costa Rica, anzi adesso la Serbia che ha vinto, aggancia a Costa Rica 3 punti. E poi la Svizzera, ultima povera, 2 partite, 2 sconfitte, grandissimi. Ragazzuoli, anche questo video può finire qui, io vi ringrazio per averlo visto fino alla fine. Se vi è piaciuto fatemelo sapere lasciando un bel like, commentate qui sotto scrivendomi secondo voi qual è stato il gol più bello tra i 3. E noi ci vediamo al prossimo appuntamento, ciao ciao!